ha a disposizione una mezz'ora abbondante per dare il suo contributo. Può metterla al centro. Sanchez. Può segnare da lì. Ottimo intervento del portiere. Occhio al cross in mezzo. Può ricevere una posizione interessante. 1-0, il gol che apre le marcature. La regia ci ripropone qui il gol. Il pallone messo in mezzo davvero troppo invitante. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Punteggio che è nuovamente cambiato. Ora siamo 6-1 nel computo totale. Carlos Rodriguez. Ángel Romero. Possesso per la squadra avversaria. Mezza. Cross in mezzo. Allontana, spazza il pallone. Cross sul palo più lontano. Non un buon lavoro difensivo qui. Ha tentato di sorprendere il portiere col tiro al volo. Pallone lontano dai pali però. Ci vuole coraggio. E se vogliamo anche un pizzico di sana follia per provare queste soluzioni. Ci ha provato, ma non è andata come sperava. Avanza col pallone tra i piedi. Mezza, la gioca nei 16 metri. Può far male da lì. E il pallone entra ed è gol. Non so se volesse metterla proprio Ripier. Fatto sta che ne è uscita fuori una conclusione di rara precisione. La palla è sotto la traversa e il portiere è battuto. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Anche Romero è entrato coi tempi giusti qui. A metri per avanzare. A metri a disposizione. Pallone in gioco, attenzione. Determinante difensore qui. Si parla di lui come di un possibile obiettivo di mercato, almeno questo è quello che emerge dalle indiscrezioni e poi sono state riprese da molti siti online specializzati. Attenzione alla palla buona in area. Il riflesso del portiere che dice di no. Un intervento da campione questo. Palla verso il centro dell'area. Male qui, ha regalato di fatto il pallone al portiere. Conclusione da dimenticare, senza la cattiveria non si va da nessuna parte. C'è spazio per andare. Senza problemi qui per la difesa. Entrata decisa, perde palla. 600 secondi da giocare ancora. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. Suggerimenti in area. Palla molto interessante. E c'è la conclusione. E c'è il gol. Il vantaggio comincia a farsi davvero pesante.
E questo è un gol che merita di essere rivisto. Da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo! Ora conducono per 3-0. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Può correre lungo la fascia. Attenzione perché è pericoloso. Prova a sorprenderlo e c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Questo è il replay del gol. Palla che si è infilata sotto la traversa, impossibile per il portiere arrivarci. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Contrasto pulito che ferma l'avversario. C'è spazio, occasione. Palla in rete e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Portiere sorpreso su questa conclusione, eh? Da rivedere il suo piazzamento, non ha protetto bene la porta. Lo evidenzia anche questo replay. Match a senso unico, 5-0, una lezione. Può avanzare sulla corsia. Cross fermato dal difensore. Occhio al tocco in mezzo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Se la cavano. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Interviene e recupera. Angel Romero. Il fischio finale, ottime notizie per i padroni di casa, saranno loro a giocarsi la finale. Si aprono per loro le porte della finale, una qualificazione ottenuta con una prestazione ma più che convincenti, direi, Pier. Lo testimoniano anche il risultato della doppia sfida, le prestazioni. Ora li attende l'ultimo ostacolo, il più difficile, quello per cui hanno lavorato un'intera stagione. Mezza. Tecnico che sceglie questo cambio con meno di mezz'ora ancora da giocare. Risultato di perfetta parità, questo cambio potrebbe rivelarsi un fattore importante per cercare di modificare gli equilibri in loro favore. La mette in area. Non un granché questo rinvio. Pericolo sventato. Gignac! E c'è il gol della squadra ospite, 1-0, cambia la storia del derby. Rete propiziata da un erroraccio del portiere, come ci mostra il replay, ha finito per regalare palle ed è stato punito. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Occhio che guadagna metri.
ha l'occasione per riaprire il match. E c'è il gol, che reazione! Subito dopo aver subito hanno trovato la rete. Portiere sorpreso su questa conclusione, eh? Da rivedere il suo piazzamento, non ha protetto bene la porta. Lo evidenzia anche questo replay. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Riconquista il pallone con un buon intervento. Possibilità di contropiede, attenzione. Difesa lenta a rientrare, ripartenza che può essere pericolosa. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Ben posizionato qui il portiere, che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Intercetta bene, attenzione. Guadagna metri. Conquistano una buona posizione da posizione interessante. La tocca a raso terra. Conclusione deludente davvero, troppo alta. C'è pressione, attenzione. Il duello molto fisico. Palla regalata agli avversari. Vediamo cosa fa ora. Possono passare in vantaggio. Chance dalla bandierina per spezzare la situazione all'equilibrio. Nulla di fatto qui. Arretrano il raggio d'azione, invitando in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare. Il portiere è ben piazzato e arresta senza problemi il pallone. Rodriguez, perdono il pallone. Occasione per il vantaggio. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Occhio al cross in mezzo. Ha provato di testa, pallone che è finito sopra la traversa. È stato bravo a trovare il tempo giusto per saltare. Gli è mancato solo un pizzico di precisione in più. Rodriguez. Interrompe l'azione e recupera palla. Prova a venire avanti. Grande occasione. E c'è il gol del vantaggio. Un gol è sempre un gol. Certo che qui non poteva proprio sbagliare, eh. Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla in rete. Il punteggio adesso è di 2-1. Prosegue spedito ancora. Prova il tiro. Dice di no con questo intervento. Calcio d'angolo da sfruttare se vogliono chiudere definitivamente i giochi. Azione che sfuma. Tocco dentro. Tentativo che svanisce sull'uscita del portiere. È un brutto fallo, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. Lichnowsky con questa palla e punta la porta e c'è il gol, le hanno fatto subito un'altra difesa, evidentemente ancora sotto shock. Stava schiacciando un pisolino qui, eh. Lesto l'avversario a rubargli la palla e far ripartire l'azione che ha portato al gol. Un errore davvero grossolano. Siamo 3-1 e magari non finirà così.
Interviene e riconquista il pallone. C'è il movimento senza palla. Vergara. Azione da seguire. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. C'era solo la potenza, pallone che non ha inquadrato lo specchio della porta. Questo colpo è nel suo repertorio. Stavolta però non ha dosato bene. Occhio perché ci sarà un cambio. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Non può sbagliare da lì. Comoda uscita del portiere. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Hanno abbassato il baricentro, gli avversari possono approfittarne. Fanno girare palla alla ricerca del varco giusto. Pericolo, palla persa. Va via il proprio marcatore. Decisivo l'intervento del portiere che evita un gol sicuro. Si è salvato in extremis, io l'avevo già vista dentro. Mezza. Finisce il match con la felicità dei tifosi della formazione di casa per questa bella vittoria. Una vittoria netta, limpida, giunta al termine di una prova di grande qualità, di grande sostanza. Il risultato non è mai stato davvero in discussione e hanno dimostrato coi fatti di essere la squadra più forte oggi. Pericolo sventato.